so che non dovevo, ma non posso più tacere. Mi hai riconosciuta. Sono quella che ti accompagna da quando sei nata, quella che ti fa arrabbiare, quella che ti dice di non fare la maestrina, di non parlare veloce e di non ripetere le cose 100 volte. Insomma, quella che non ti perdona nulla. Beh, stavolta sono davvero orgogliosa di te. Sei stata grandiosa. Hai rimesso la bandiera di Rai 1 sul sabato sera perduto e hai difeso ballando con le stelle contro tutto e contro tutti, come una mamma difende il proprio figlio. E ci sei riuscita grazie al talento e alla determinazione di un gruppo che ha un solo padrone, la propria dignità. Una vittoria dietro l'altra, 38 prime serate vinte consecutivamente, con la grande qualità di 24.000 voci, l'enorme successo di Miss Italia, il trionfo di Ballando, premiato dal pubblico e dal Moige come miglior programma della TV, e i complimenti della BBC per le tante novità portate al formato. Eppure c'è ancora... E poi ti vendo, che vuoi farci, ti rimane assai difficile rispettarci, anima, solo carne, poco spirito, niente hai. E come si può sognare, piangere, ridere, vivere e fare con amore il proprio lavoro se non ci si illude di averle un paio d'ali? Io sola so quanto è stata dura per te difendere fino in fondo il nostro sogno, mettendoci cuore, anima, muscoli e cervello, perché tu lo sai che... Ma non ci siamo fatti prendere. La nostra favola è ancora viva. Ti abbraccio mille. Con affetto, la tua coscienza. No, anche oggi sono un pochettino fragile perché sai, dopo tante... Lo so, cala l'adrenalina, cala la tensione. Scusa. Scusatemi. Questa è quando si fanno le cose con passione che si vivono così. Ed è bellissimo. Tu lo sapevi? No. No, tu lo sapevi. Lui nega sempre. Vabbè. È che siamo un gruppo che ha... lo sai com'è quando si lavora insieme così duramente, insomma. È stato durissimo. Questo è come tante altre sfide che abbiamo avuto. Guarda, e quindi si arriva in fondo. Non c'è nient'altro ad aggiungere. Abbiamo visto tutto in questo filmato. Ci conosciamo da sempre. Non c'è altro da aggiungere. Sai... Io vi chiedo solo una cosa, Ballando è finito, però siccome ci mancherete, venite ogni tanto per il caffè comunque. Sì, come no. Ci passate. Grazie, che abbiamo trovato un'altra famiglia qua. C'è Milly, non vuole che io dica una cosa, ma credo che sia giusto. Volevo dire, Simone Pinelli, sei sempre con noi, ti aspettiamo alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Perché anche nel nostro video ci sono stati... Abbiamo avuto anche noi, ed era giusto che lo ringraziassimo per il suo lavoro, e lo stiamo aspettando. E concludo dicendo questo, che naturalmente è difficile, no? Lo sai, quando si lavora, la gente pensa che sia in Ballando con le Stelle, come questa produzione, è una produzione fatta di 200 persone. 200 persone che hanno una capacità e una conoscenza del proprio mestiere e la dedizione che ci mettono è straordinaria, ma lo si deve... Paolo, basta Paolo, dai! No, beh, insomma, era... Faccio fatica a dirlo, concludiamo. Io chiudo qua dicendo, tutti mi hanno telefonato ieri e mi hanno detto, siccome non tutti hanno il tuo numero di telefono, ho detto, quando la vedo, la senti, digli grazie da parte di tutta la produzione di Ballando con le Stelle.